Salve a tutti, io sono Adam e oggi, insieme a Blueberry Travel, vi spiegherò come fare e a cosa serve la T-Money, una delle cose più utili per muoversi in Corea del Sud. È una carta ricaricabile dal costo di 3.000 won, che permette di velocizzare gli spostamenti a Seoul e in altre città. Può essere acquistata e ricaricata in stazione, tramite le apposite macchinette automatiche, tranquilli c'è la lingua inglese, oppure presso i mini market che troverete ovunque. Potrete utilizzare questa magica carta non solo per pagare i vostri spostamenti in metropolitana, ma anche per pagare gli autobus, i taxi e addirittura il cibo nei mini market. L'utilizzo è davvero semplicissimo, basterà appoggiarla sull'apposito lettore della metro o di qualsiasi altro trasporto o negozio ed il gioco è fatto, insomma sarà la vostra compagna di viaggio preferita. Vi sembrerà impossibile, ma muoversi a Seoul è semplice. La rete metropolitana di Seoul è composta da 13 linee di colore diverso, che coprono praticamente tutta la città. Le indicazioni, le varie fermate e le uscite sono tradotte anche in inglese. Dove non arriva la metro, arrivano i bus. In alternativa, e se avete fretta, potrete optare per il taxi, visto che costa davvero pochissimo. Dunque buon viaggio in Corea del Sud con Blueberry Travel.